Amici del FVG Sport Channel, ben ritrovati Sport Life. In questa settimana la dedichiamo al ciclismo. Ciclismo che è una delle discipline più amate in Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia che è terra di grandi appassionati di due ruote. E a proposito di ciclismo, con questa trasmissione di Sport Life diamo anche il via a una nuova collaborazione che FVG Sport Channel ha instaurato negli ultimi giorni con l'Axi Ciclismo, il comitato provinciale di Udine. Per parlarne abbiamo il responsabile del provinciale dell'Axi, Franco Bon. Benvenuto Franco. Grazie a voi. Che è arrivato qui nei nostri studi con Luca Martina, benvenuto presidente, che è presidente della società Bastioni, Bastioni Bike di Palmanova, che organizza la prima gara in ordine di tempo che seguiremo attraverso le nostre telecamere. Per cui benvenuti a entrambi. Partirei con Franco per insomma tanto suggellare questa collaborazione tra l'Axi di Udine e FVG Sport Channel. Cos'è l'Axi, Franco, e che cosa vi proponete? Certo, intanto un ringraziamento per l'ospitalità e per l'accordo che abbiamo sottoscritto proprio in questi giorni. Come Axi Ciclismo Provinciale siamo un ente di promozione sportiva che a livello nazionale conta circa 1 milione di tesserati, quindi una cosina proprio da poco, proprio da un anno e mezzo, diciamo che c'è stata dall'uscita dell'Udace e dall'Oxain, l'Udace è poi confluita appunto nell'Axi Ciclismo, nel settore nuovo dell'Axi. Questa collaborazione con l'Axi, il fatto di aver aderito appunto all'Axi Ciclismo, indubbiamente ci dà un'immagine chiaramente molto positiva. Noi abbiamo continuato quella che era l'attività amatoriale in ambito provinciale, ma l'abbiamo incrementata notevolmente. Mi avete portato un calendario con tutta una serie di eventi, ce ne sono tantissimi in regione, tra la provincia di Udine e la provincia di Pordenone. Voi chiaramente vi occupate della provincia di Udine, Franco. 1 milione in tutta Italia è tanta roba. 1 milione sono tanti, 1 milione sono tantissimi, perché diciamo che l'Axi è un ente di promozione che con la WISP, tralasciamo la federazione ovviamente, ma parliamo di enti di promozione sportiva, Axi e WISP sono quelli più numerosi a livello Italia. Quindi avere il supporto di un ente di promozione così consistente ovviamente ci aiuta anche in quello che è lo sviluppo della promozione e dell'attività. Peraltro però insomma è chiaro che dobbiamo andarci da fare in ambito locale, questo è indubbio. E i risultati sia dell'altro anno ci hanno portato ad avere quest'anno un incremento abbastanza consistente sia di società affiliate, di soci, ma soprattutto di gare. E tant'è che noi, come magari si può vedere dai DEP illustrativi, chiamavamo fino all'altro anno la Coppa Primavera, Coppa d'Autunno, perché erano divise in due specifiche zone dell'anno, ma alla fine, se andiamo a vedere quest'anno, c'è sosta solo a Natale e gennaio, quindi prossimo anno dovremo decidere di cambiare i nomi, perché probabilmente non ci staremo più dentro nell'anno. Beh, prossimo anno dai, facciamo anche un canale proprio dedicato. Facciamo un canale dedicato e ringrazio, tra l'altro approfitto per ringraziare anche la vostra emittente per la collaborazione che abbiamo deciso di instaurare, perché noi crediamo molto nella promozione e secondo me questo tipo di collaborazione io spero che possa portare a noi e a voi ovviamente i risultati che ci aspettiamo. Beh, insomma, il direttore Davide Michelis è entusiasta, per cui lo siamo tutti per iniziare questa nuova avventura. Axi Udine, che si occupa di gare di ciclismo su strada ma anche di mountain bike, è vero? Certo. E qui direi di proprio iniziare già a parlare della gara che si terrà domenica a Palmanova. Esatto. Questa Bastioni Bike. Esatto. Che tipo di manifestazione avete? Che cosa avete in programma? Che cosa state pensando di fare? Allora, per noi si tratta della 14ª edizione di mountain bike. La manifestazione, per la precisione, è denominata Bastioni in Bike, appunto perché si svolge principalmente nei bastioni palmarini. Scenario meraviglioso. Grazie, sì, è vero, non sta a me dirlo, però lo dicono. E toccheremo anche le campagne limitrofe, arriveremo fino nei comuni di Bagnaria Arsa, per la precisione, di Visco, e dopo rientreremo
chiedo scusa, facendo così riusciamo a dipanare un po' quello che è la massa dei ciclisti alla partenza. Franco sa cosa significa riuscire a dipanare tutte queste persone, tutti questi ciclisti che partono per queste manifestazioni, per queste gare. Dopo rientrano sul territorio palmarino e diciamo portando a termine un percorso totale di 27 chilometri. Le difficoltà non sono estreme, sento i commenti di tutti quelli che sono venuti in questi giorni a provare che dicono a livello agonistico che se preso di petto non lascia tregua, non dà tregua, però è un percorso che dà la possibilità anche ad una persona che ha preso la bicicletta da poco di poter cimentarsi in questa disciplina meravigliosa che appunto è la mountain bike. Ne parleremo anche dopo, però giova anche ricordare che Palmanova ha richiesto l'ingresso, cioè si è proposta con una candidatura all'UNESCO, per cui quello sarebbe un territorio che va proprio a toccare questa iniziativa, vero Luca? Esattamente, sì. Palmanova ha chiesto l'ingresso all'UNESCO, tanto è vero che dopo di noi ci sarà anche la famosa maratona Cividale Aquileia passando proprio per Palmanova e noi come associazioni sportive ci preoccupiamo appunto di rilanciare il Palmarino, di rilanciare le aree di Palmanova proprio per questo motivo, perché devono essere valorizzate per quello che potrebbe essere il futuro ingresso in UNESCO. Franco, partendo da Palmanova, che ricordiamo insomma domenica 23 marzo, abbiamo un programma di tante gare. Ci concentriamo su una decina di gare, abbiamo detto. Sì, abbiamo valutato di concentrarci su gare, non dico più significative, che sarebbe un torto ovviamente magari agli altri, alle altre società che organizzo. Diciamo che quelle che per comodità ci consentono di dare assieme a voi una certa visibilità. Noi le gare della Coppa Primavera sono una decina, mentre la Coppa d'Autunno sono 12 e quindi faremo una scelta, abbiamo fatto una scelta su queste manifestazioni per dare la visibilità e grazie alla vostra emittente di dare la visibilità alle società organizzatrici che teniamo presente. Io dico sempre grazie alle società organizzatrici perché l'impegno economico organizzativo per organizzare manifestazioni oggi come oggi è rilevante. Non più tardi ieri sera abbiamo fatto una riunione proprio con le società che organizzano per mettere un po' dei capisaldi dal punto di vista organizzativo e comunque le ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarli tutti, sia quelli che organizzo su strada che su mountain bike, perché oggi come oggi organizzare comporta un impegno economico e un impegno organizzativo rilevante. Quindi cercheremo di dare visibilità chiaramente a tutti, nello specifico, come abbiamo detto, con la vostra emittente una decina di gare, con la vostra presenza e credo che indubbiamente questo ci porti una visibilità non indifferente. Franco, sto leggendo anche il programma, ciclismo su strada significa, anche mountain bike, significa comunque toccare varie discipline perché fate cronoscalate, fate gara cronometro, fate ciclostoriche, c'è un po' di tutto, c'è una fantasia irrefrenabile, bisogna contenerli gli organizzatori perché hanno una fantasia incredibile. Quest'anno abbiamo anche una gara, una cronoscalata in mountain bike fatto dalla nuova società affiliata alla Velos di Paularo. E mi fa piacere avere qui Luca Martina, questa che è una, per noi una new entry ma che ci dà molto, molto prestigio, quella della Bastione di Bari di Palmanova. E appunto ci sono le cronoscalate su strada, ci sono Gran Fondo a San Leonardo, c'è una Scrat Race che è una gara a coppie mountain bike sempre a San Leonardo organizzata dal Bike Center Team di Cividale, quindi c'è una varietà in effetti di manifestazioni ed è un impegno anche da parte del comitato perché ovviamente questo comporta che la struttura del comitato, giudici di gara, direttori di corsa è indubbiamente impegnata. Se andiamo a vedere il calendario non ci sono molte domeniche libere per giudici di gara e direttore di corsa, tant'è che abbiamo chiuso circa un mese fa un corso per giudici di gara e direttore di corsa organizzato da noi proprio per andare a sopperire e creare delle figure che potessero sostenere un calendario di questo genere.
Quindi sì, abbiamo creato una struttura che ci può consentire negli anni di proseguire in questa attività e di incrementarla, e non è facile, perché trovare delle persone disponibili a passare la domenica mattina sui campi di gara non è facile, ovviamente. Mi fa piacere avere qui Luca Martina, perché come presidente credo che possa avere anche la sensibilità giusta per rispondere a ma chi ve lo fa fare, presidente? È una domanda detta in maniera bonaria, perché sicuramente la passione immagino che sia tanta, ma ogni domenica. Sicuramente, come l'ha appena enunciato, è detta in maniera bonaria. La passione, solo la passione, perché nient'altro ti può spingere ad organizzare queste cose, perché effettivamente le difficoltà sono numerose, però a queste si superisce, soprattutto quando si vede la gente che va a casa contenta, che noi ce lo auspichiamo, che la Palmanova, così come è avvenuto negli altre 13 edizioni, e come diceva anche Franco, anche da parte nostra c'è soddisfazione di essere entrati in Axi, e ci auguriamo di fare bella figura con questa new entry, come appunto ha ricordato Franco Bon. E stavo dicendo, è la soddisfazione quando vanno a casa gli atleti contenti, che ci fanno i complimenti, una pacca sulla spalla, così detta proprio in maniera amichevole, è la cosa più gratificante che ci sia. Si può dire quante persone sono coinvolte nell'organizzazione di una gara come la Bastione Bar? Allora, proprio ieri sera facevo i conti, abbiamo circa 50 volontari, ai quali, permettetemi, vanno i miei ringraziamenti da parte di tutta l'associazione sportiva dilettantistica Bastioni Bike, dislocati lungo il percorso per controllare che non ci siano fagioli scongiuri dei sinistri. Poi ci sono le persone dell'associazione ai ristori, e diciamo che a spanne potrebbero essere una sessantina di persone coinvolte. Comunque una bella squadra. Franco, c'è il classico regolamento tipo gara di coppa, quindi ci sono dei punteggi dati, certo, a ognuno, e alla fine... Certo, noi quest'anno abbiamo creato, con il preciso anche con il comitato di Pordenone, l'avevamo già fatto l'altro anno, l'abbiamo ripetuto quest'anno, i challenge cosiddetti, sia su strada che su mountain bike. Al challenge di mountain bike partecipano tutti coloro i quali hanno partecipato alla Coppa Primavera e Coppa d'Autunno con i calendari specifici. Sommatoria dei punteggi raggiunti gara per gara da ognuno dà una classifica finale. Classifica finale che va a premiare i primi classificati di categoria nel challenge globale, come pure vengono premiati coloro i quali vincono la singola Coppa Primavera o la Coppa d'Autunno. Somma dei punteggi delle gare di Coppa Primavera, somma dei punteggi della gara di Coppa d'Autunno. Questo è ripetuto anche sulla strada. Sulla strada c'è un calendario consistente di 20 gare e noi partecipiamo circa con 7 gare, le altre sono il comitato di Pordenone, e anche lì c'è ovviamente una sommatoria di punteggi gara per gara, mentre per quanto riguarda, e quindi si andrà a premiare i primi classificati categoria per categoria, mentre sulle società andremo a premiare sia sulla mountain bike che sulla strada, non tanto le società che raggiungono un punteggio per la classifica dei singoli, quanto le società che portano il maggior numero di atleti gara per gara. Questo per invogliare, lo speriamo ardentemente, alle società che portino atleti sulle singole manifestazioni. Una cosa che mi ha sempre colpito nell'osservare le gare è lo spirito agonistico, che insomma è sempre tanto, vabbè, si corre per partecipare, ok, d'accordo, però alla fine quando si è in gara penso che tutti vogliano provare a puntare a vincere. Sì, no. Diciamo che no. C'è un po' di differenza tra la strada e la mountain bike. No? Nella strada lo spirito agonistico è molto elevato, talvolta esagerato, però diciamo che è molto elevato. La mountain bike è relativamente più giovane come storia di attività ciclistica. Ha in sé certo lo spirito agonistico, però ha uno spirito più goliardico, cioè alla fine della manifestazione c'è la convivialità, che è diversa un po' dalla strada, peraltro c'è anche sulla strada, ma sulla mountain bike forse perché
c'è una fascia di età diversa, molto più giovane sulla mountain bike rispetto alla strada. Però indubbiamente lo spirito agonistico io penso che sia innato in ognuno di noi, no? Quindi anche quando si giocava a calcetto nei campi, cioè, ognuno di noi aveva un po' l'ambizione di essere migliore degli altri. Luca Martina, andiamo nello specifico della Bastione in Bike di domenica. Possiamo già dire quale sia proprio precisamente il percorso, anche per dare un'informazione di servizio alle persone che volessero andare o a assistere alla gara o magari anche evitare problemi di traffico. Certo. Del percorso. Allora, per quanto riguarda spiegare bene quello che è il percorso, sinceramente parlando mi risulta un po' difficile in quanto si tratta di sentieri che ci sono negli spalti palmarini. Partiremo dalla Piazza Grande, laddove ci sarà anche l'accoglienza, le iscrizioni e, come appunto stavo dicendo, la partenza prevista nei pressi dell'ufficio postale, ovvero sia in direzione di Borgo Cividale, per cui saprete che Borgo Cividale sarà chiuso al traffico per quel momento di uscita. Si uscirà da Porta Cividale, ovvero sia quella che porta verso il Cividalese. E verso l'ospedale, quello. Bravissimo, esatto. Per poi immettersi immediatamente nella cinta bastionata. Okay. Da lì in poi quasi tutta la gara si svolgerà interamente su strade interpoderali, come stavo dicendo prima, verso i comuni limitrofi, oppure proprio sui sentieri palmarini, sui sentieri dei bastioni. E purtroppo sapete anche voi che tempo addietro c'è stato delle precipitazioni abbondanti, e il fossato non è riuscito a rientrare nel suo alveo naturale. Ci sono dei tratti, ma non bisogna fare diciamo il camel trophy, però ci sono dei tratti che c'è ancora un po' di acquitrigno, però so che in questi giorni molti biker sono passati e mi hanno garantito che è transitabilissimo, tant'è vero che mi permetto di agganciare al discorso della competitività che avete fatto nel passaggio precedente a questo. E a Palmanova partiremo sia con la frazione agonistica, dove partiremo per batterie, giusto Franco, si partirà per batterie, e a seguire, mezz'ora dopo, per non creare intralcio agli agonisti, partirà anche una batteria escursionistica, o per meglio dirsi pedalata ecologica, proprio perché deve essere questo il trampolino di lancio delle persone che vogliono avvicinarsi alla mountain bike e magari per dire ho le possibilità, ho le capacità di cimentarmi anch'io in una manifestazione agonistica. Ok, e quindi qui abbiamo dato le informazioni di massima. È chiaro che il modo migliore per vivere la Bastione Bike è proprio andare a Palmanova domenica mattina per seguire l'evento. Franco, nelle prossime settimane ci sarà ogni settimana una puntata che curerà anche Marco Piva, che saluto, a cui faccio l'in bocca al lupo. Certo. Una trasmissione dedicata all'attività dell'AXI della provincia di Udine. Un messaggio da dare alle varie società? Il messaggio da dare alle società è, oltre ad averle ringraziate come prima, è quelle di utilizzare il mezzo promozionale che grazie alla vostra emittente riusciamo a mettere a disposizione, perché sono dell'idea che la promozione consente di avere più partecipanti, perché al di là dell'utilizzo dei mezzi informatici, internet, i blog e quant'altro, sono dell'idea che appunto la visibilità della manifestazione, la gara vista a casa, in televisione, eccetera, possa contribuire ad aumentare il numero dei partecipanti. E perché ormai siamo le necessità sono queste, aumentare anche eventualmente l'opportunità da parte di sponsor eccetera che possono avvicinarsi alle singole società. Quindi io direi alle società sfruttiamo questo canale che vediamo veramente in modo favorevole grazie a questa collaborazione, e lo vediamo di sfruttarlo a pieno, proprio presentando le manifestazioni, presentando se il caso ovviamente con la vostra collaborazione, le società stesse, in modo che la visibilità aumenti, e per capire anche effettivamente quello che fanno le singole società, gli sforzi dei volontari, degli organizzatori come Luca, che molte volte rimane così, si parla di volontari ma non si capisce, volontari significa dedicare tante ore,
togliendolo alla famiglia, togliendolo alle attività proprie, anche il fatto di non uscire in bicicletta, perché penso che Luca la bicicletta non l'abbia vista in questo mese. E quindi il fatto di sfruttarlo per far conoscere le realtà che ci sono in giro nelle nostre località, nei nostri paesi, perché società sportive ce n'è tantissime. Siamo quasi in chiusura, a me piace essere proprio dare informazioni alle persone, certo, che ci seguono. Uno che vuole avvicinarsi al mondo ACSI, che caratteristiche deve avere, cosa deve fare? Magari insomma riferirsi direttamente alla società oppure c'è un centro? Beh, diciamo che l'atleta singolo che vuole avvicinarsi al mondo ACSI deve avvalersi delle società già esistenti affiliate all'ACSI e quindi entrare nell'ambito della società. La singola società poi si affilia all'ACSI, il quale come ente, il comitato nostro provinciale, mette a disposizione un'organizzazione per poter fare determinate cose. Mettere a disposizione un'organizzazione significa mettere in grado le società di organizzare manifestazioni, di avere i giudici, i direttori di corsa, aspetto da non sottovalutare, perché i direttori di corsa c'è una responsabilità ben precisa a livello legale, e quindi avere questo tipo di collaborazione con le società. Quindi i singoli atleti altro non devono fare che recarsi presso o chiedere informazioni a noi come comitato provinciale di Udine, il quale possiamo indicare quelle che sono le società nostre affiliate nei singoli paesi, a Udine oppure in altre località. E c'è chiaramente anche il sito internet dell'ACSI. C'è il sito internet dell'ACSI, axiciclismo.udine.it, che è dove si possono trovare tutte le informazioni che è gestito. Tra l'altro approfitto un attimo per ringraziare appunto Fabio Molinari, che gestisce il sito, ma che è presidente dei giudici di corsa, come pure Angelo Cruci, che è presidente dei direttori di corsa, e lo staff di Matteo Chitaro e Eugenio Enzo, che cura tutto il settore della mountain bike. E quindi sul sito internet, che è sempre aggiornatino, ci sono i risultati, le condizioni, la modulistica, c'è tutto quello che serve a chi entra per capire un attimino come funziona. Perfetto, poi ci sarà chiaramente anche la possibilità di rivedere tutte le trasmissioni dedicate appunto al mondo dell'ACSI della, esatto, prossima settimana con Marco Piva, anche sul nostro sito web, esatto, per cui chiunque avrà a disposizione tutti gli strumenti per vivere a 360 gradi questi eventi e tutta l'attività dell'ACSI di Udine. Chiudiamo facendo un in bocca al lupo all'organizzazione, grazie, del Bassani Bike, Franco, perché insomma loro partono. Un in bocca al lupo a loro, e li ringrazio nuovamente per il fatto di aver aderito alla nostro ente per questa manifestazione, che è una manifestazione famosa. Adesso magari Luca la mette un po' così, però è una manifestazione nota. È un augurio, dico io, Luca, è un augurio e soprattutto un invito a tutti i bikers, come si dice, a presentarsi a Palmanova domenica 23. I bikers hanno una caratteristica, che il tempo non li ferma. Assolutamente. E certamente non ci fermeremo. Forse si divertono di più con la pioggia che senza. Questo è sicuro. Aggiungo io, Presidente, no, per toglierti il discorso, che comunque è anche il territorio di Palmanova che merita una visita al di là della gara. Quindi per le famiglie, per i bambini, insomma, è un'occasione unica di poter vivere. A proposito di bambini, sì, contempliamo anche, proprio per i bambini che stanno aspettando magari il papà o la mamma che sta correndo nel percorso tracciato per loro, contempliamo proprio per i più piccoli anche una sorta di mini percorso, una baby bike, fantastico, ai quali poi verrà anche loro dato un presente per ricordarsi di questa giornata trascorsa a Palmanova. Fantastico, questa è una bellissima iniziativa che sottolineeremo anche. Siamo in chiusura, io ringrazio chiaramente anche il maestro Tomat per la regia, Franco Bon. Grazie a voi, grazie Monte, grazie. E grazie anche a Luca Martina. Grazie. Ci vediamo domenica per la Bastioni Bike a Palmanova, e con Sport Life ci salutiamo, ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao a tutti.